creeranno dei team, tre per un'azienda agricola, Fontefico, e tre per Verde Bios, e verrete accompagnati da docenti e referenti e professionisti nella realizzazione, nello sviluppo dell'idea. È una maratona che facciamo in X ore per dare a queste aziende un'idea e una visione diversa. Noi siamo qui mente d'opera, cioè giovani, professionisti, docenti, referenti che aiuteranno queste aziende. Anzi, la mia azienda dovrà essere innanzitutto rispettosa dell'ambiente e quindi di conseguenza ottenere dei prodotti che devono ridurre gli input chimici, innanzitutto. Dovrebbe essere sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale, che poi, guarda caso, è quello che dice l'Unione Europea. Rispettosa dell'ambiente e al tempo stesso però deve comunque pensare a una produzione, a una intensificazione sostenibile. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Siete pronti per scoprire cosa faremo in questi 4 giorni? Di ricercare insieme, in team, in gruppo, delle possibili risposte, delle soluzioni innovative, nonché di alimentare delle nuove relazioni. Quindi le istituzioni, da un lato le regioni, poi le università, le associazioni territoriali e non profit e le aziende agricole che insieme ai giovani sono un po' al centro di questa iniziativa. Io ho conosciuto Alessio, lui ha descritto il suo territorio. Per quanto riguarda la sua azienda, è un ottimo esempio di multifunzionalità. Hanno ripreso dal padre, coltivano olivi e vigneto, hanno un frantoio. La lungimiranza di passare a una produzione interamente biodinamica. Allora, innanzitutto grazie per questa iniziativa, perché non me la immaginavo così, però sicuramente insomma, ci lascia, a me personalmente sta lasciando qualcosa che non dimenticherò mai, ma soprattutto dal punto di vista della crescita personale è importante avere questi confronti. Mi ha trasmesso la sua passione per l'Abruzzo, per voglia di far valere l'Abruzzo anche ovviamente nelle sedi istituzionali, che è anche quello importante. Dove ci troviamo? Ci troviamo in Abruzzo e in particolare sulla costa dei Trabocchi, di fronte qui noi siamo nella riserva di Punta d'Erci, una riserva naturale. Vuole rispecchiare il concetto non solo di qualità, di bontà da un punto di vista organolettico, ma proprio di autenticità, di trasmissione del territorio. Un vino che deve emozionare, che deve saper raccontare. Per quanto riguarda la struttura commerciale, è tutta gestione familiare. All'interno troviamo mia moglie e mia cognata. Abbiamo in progetto degli ampliamenti nell'ambito della diversificazione dell'attività. Avete detto che non ci sono delle collaborazioni con le altre aziende del territorio e avevo pensato, diciamo, attraverso delle associazioni, creare delle fiere per poter diciamo, presentare il prodotto e farlo degustare al territorio e farlo conoscere. Oggi purtroppo la manodopera è un problema che in agricoltura è ovunque. I giovani sono sempre di meno, chi vuole lavorare all'interno dell'agricoltura è sempre meno e quindi purtroppo ad oggi dobbiamo cercare sempre di meccanizzare. Tutti dovete sapere che le linee guida complete si trovano sulla pagina Open Farms in materiali
del sito Rete Rurale.